Questa è la sede centrale di una megaditta italiana degli anni Ottanta. La crisi del paese, la svalutazione galoppante hanno finalmente generato nella classe impiegatizia un nuovo, incredibile, morboso attaccamento al lavoro. Tenga, buona donna. Ma sono tua moglie, Ugo. Oh, scusa, Pina, non ti avevo riconosciuta. Scherzavo. Ma cosa sei venuta a fare, scusa? Ero venuta a prenderti. È tanto che non andiamo al cinema o a guardare le vetrine. Al cinema? Oh, guardare le vetrine? Ma tu sei diventata pazza. Dai, a casa, monta. In fretta. Dai che perdo tutto. Dai, vai, veloce. Tutte le sere gli abitanti della città avevano come fantozzi la stessa frenetica urgenza di tornare a casa. Un posto libero! È mio! È mio! Mi scusi, ma ho fretta. Scusi, Buongiorno, come va? Le passo sopra il tetto della macchina. Ma si figuri, faccia! Arrivederci domani, Arrivederla! Pista! Pina, le chiavi, cavolo, le chiavi! E dai! Permesso, signore! Ma che modi, maledetto! Le chiavi? Porca miseria! Dammi queste chiavi, dammi! Non me le potevi dare aperte, no? Dov'è? Dov'è quella giusta? Perché non ci metti qualcosa per riconoscerla? Ma mettici un colore, dipingile, no? Ma è Mariangela, Ugo, nostra figlia. Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina. Attento, ho messo la cera. Mi avvisate, no? Dov'è quella cosa? Ho bisogno di quella cosa lì. Era qui, era sempre stato qui, era... Che po'? Hai ti trattieni. Fantozzi, come tanti altri sventurati, era stato travolto da un nuovo mortale nemico, il telecomando. Era ormai come tutti un telecomando dipendente. E durante una agghiacciante crisi di astinenza aveva anche stabilito il nuovo record condominiale. 380 cambi di canale in 26 secondi netti. Adesso basta! Lascialo! Te lo butto dalla finestra! Ti ammazzo! Meglio la morte! Lo riporto? A una certa ora della notte le famiglie si ritirano sconfitte. È l'ora critica, l'ora di proibito, di vietatissimo. Di Oroscopone, Super Porno Show.
Io lo metto qui. Per te. Scodaccio su sbu. Apri qua. Togliti le mutande! Togliti le mutande! Luca! No, Pina, no, no, non vorrei che tu pensassi che io e questa signorina... Oddio, chi è? Ecco, Pina, come ben vedi, io stavo dicendo le orazioni della sera con questo sacerdote. E alcune sere te lo seguo e dice delle cose estremamente interessanti, E poi, non so, questo sacerdote fa veramente dei miracoli, sai, Pino? Pino, sai cosa ti dico? Che io questa sera mi sento uno strano fuoco dentro. Sai che io, se andiamo di là, sai che faccio? Io ti apro in due come una mela, Pino. Sì! No, no, non mi fare così, Non cambia. Ma poi... La settimana bianca era una delle più tragiche tappe obbligate di Fantozzi e dei suoi sventurati colleghi. Prudentemente questa volta si erano iscritti a settembre, ma il loro turno era scattato a metà maggio dell'anno successivo, quasi all'inizio dell'estate. Ma Fantozzi, non si è visto? Non ancora, no, manca un minuto. Quello è sempre il solito stronzo. Se non viene meglio, siamo più là. Vabbè, ma insomma, ha pagato eccolo, la quota. Eccolo là! Dov'è? Allora, signori, no. Montare! E parte finalmente! Piano, piano, una alla volta, calma, lo facciamo come al solito! Muoviti, muoviti, Puccettone! Ma che sordo anche! Scusi, dove sono le cuccette? Ah, là avanti, avanti! Dove? Dove? Sono dall'altra parte, i miei compagni. Ti raggiunto sul treno, vediamo, ci penso io. Ti attento agli sci. Stia tranquillo. Dove? Il casco che è pesantissimo. Questo lo tiro io. Scusi, ma ho perso un po' di sensibilità ai piedi. Oh, finalmente, ecco. Ragionier Fantozzi, ma dove è stato? Poi le racconto. Sì. Attento, attento. Mi scusi, non l'ho fatto apposta. Piano. Per cortesia. Piano. Scusi. Cettone, noi già siamo stati al vagone ristorante.
Ah, sì, adesso ci vado anch'io, per una fame tremenda. Ma ormai è chiuso, non mangi più. Già, unica serie. Chiuso. Vediamo un po'. Ah, ma c'è una stazioncina. Sono salvo. Binario, l'accelerato Napoli potenza triple. Nella terza classe sono ammessi solo gli agenti forniti di capelli. Subito, signore. Quant'è? 9.000. 9.000. Amica, da cambiare 50.000 lire, per favore. E come ce l'ho. Grazie. Mi dà il resto, perché ho paura che parte. Perché ho paura che parte. Damo. Me lo dà, per favore. Ma parte! Me lo di! Me lo di! Me lo... No. 10 a me, 10 a te e 20 a me. Per 50.000 lire comprerò nell'ordine. Una forchettina di plastica, un coltellino di plastica, stuzzicadenti di plastica, un bicchierino di plastica, un'ala di pollo. Di plastica? E una mela bacata. È veramente comodo qui. Io mi toglierei questi scarponi. Dormite pure tranquilli. Domattina vi sveglio io mezz'ora prima di Ortisei. C'era poco da stare tranquilli, perché Filini era un dormitore da competizione. Ancor più da temere era il geometra Calboni, per una sua turba dal nome scientifico di ventilatio intestinalis putrens. L'aria diventò subito irrespirabile. Mamma mia, che puzza! Puccettone, ma perché non vai in toilette invece di appestarci con questi tuoi venti? Ma scusa, Calboni, ma sei impazzito? Ma non sei tu che ti sei sempre vantato di avere partecipato a questi campionati? Io? Di... Quando mai? Ma che fiete? Senta, ragionier Fantozzi, qui non si respira più. Abbi la compiacenza di andare fuori dallo scompartimento a scaricare l'aria dei suoi intestini, ha capito? Va di fuori, ragioniere, va di fuori! Ma guardate che non è qui. Ci faccia il piacere, se ne eschi. Vadi, vadi! Ma se è Calboni che si è sempre vantato. Buccettone, quando si è così, si prende un singolo. Esca! Non si resista! Vada fuori! Ma non è proprio un maiale! Sì, sì, un maiale! Ma come sarebbe un maiale? Proprio un maiale! Prima di ma se è sempre stato Calboni. Siamo Calboni, qui, sei che si respira vantato. In fatica e lui viene ad appestarci con i suoi gas. Fantozzi fu riammesso nel gruppo soltanto la mattina dopo, quando fecero il trasbordo sul trenino della Val Gardena. Atto, occhi sei, Marco, versuren zu ausflauten, komm auf Gleis 1 an. Ecco la neve, ci siamo. Giù, ragazzi. Parlate di me. Voglio fare un pantoccio, voglio un pantoccio. Scusi, Fini, ma dov'è la neve? Ma scusi, ragionier Fantozzi, non ha letto il cartello Ortisei. Vuole che non ci sia la neve a Ortisei? Adesso verrà il pulmino e ci porterà sulla neve. L'organizzazione Filini è sempre perfetta. A Filini, bidè! Chi è? È lui. È questo signore qui. Permette? Ragionier Silvio Filini. Vediamo. La mano, Non la dà.
No. Vengono di Italia? Non siamo in Italia qui. Sì, siamo partiti ieri sera. Non sapevate del nostro arrivo. Certo, ma con voi italiani mai sicuri di niente. Tutti a posto? Scusi, professore, una domanda. Ma per la neve non sa dove si può andare a fare? No, fai domande da stupidini! Neve non aspetta italiani! Invece di neve, vacanze alternative, molto intelligenti! Tu puoi fare scuola di rocci, se piace, o di folklore del Sud Tirolo, o cura dimagrante in nostra famosa clinica! Approfitti di questo, voi mafiosi italiani, che mangia sempre spaghetti! Schnell! Mi permette, per lo sci, allora, che... Nicchiare! Non fa capriccio italiano! Vacanze alternative, ho detto! Dopo una notte orrenda, piena di dubbi, passata a decidere sulle vacanze alternative, il gruppo finì per dividersi a seconda dei gusti e delle tendenze. Calboni, Colzi e Filini optarono per la scuola di roccia. Capo cordata fu messo imprudentemente Calboni. Scusate! Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 chili, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkenmeier dell'Università di Jena. Condici! Centottantadue! È molto, molto carino qui, eh? E poi allegro, mi piace. È molto che avete aperto qui questa, ma come? Fame! Ma cosa? Ma dove mi portate? Di nuovo, professor Birker. Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birker. Birkenmeier! Birkenmeier. Mi scusi, professor Birkenmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Ma come? Niente mangiare? Scusi, professor Birkenmeier, ma allora il cessetto lì a cosa serve? Al sesto giorno di cura, Fantozzi era lo stremo. E tu, mafia, spacchetti, paffi neri? Come va? Ebbene, professore. Da quando tu non mangi più spaghetti? Io non me lo ricordo più. Sei giorni? Sei. Molto bravissimo. Per fare buona cura occorre grande forza di volontà. Va bene, professore. Chi non tiene volontà... Tu guardi? Per sviluppare grande forza di volontà, invito tutte le sere un tuo camerata e mia cena. Che faccio? Io mangio. Lui guarda. Lui guarda e io mangio. Chi tocca il cibo caput? Lui non resistito. Rubato e mangiato piccola minuzzola di pane da mia tovaglia. Sì, però ho visto, insomma... Vuole tu essere mio ospite questa sera?
Io la ringrazio, professore, ma questa sera ho mezzo impegno con una mia zia. E allora tu scrive il suo nome. Come nome? Quale nome scrive? No, guardi che... Non voglio nome. Come zia? Professore, vieni, vieni. Sei tutto? Prego, sei tutto? Dove tu siete? E dove mi ha detto? Qua? Che mi ha detto? Lei mi ha detto. Qui, Italia-Argentina. È la rivincita del campionato del mondo. Un mercoledì sport, un mese dopo, tutti gli apparecchi erano invece sintonizzati su un unico canale per la cronaca differita dell'ennesima rivincita fra l'Italia e l'Argentina. Pantozzi era già in prima linea. Poltrona, tavolinetto apparecchiato davanti al televisore, vestaglione di flanella, spaghetti in cottura, birrone gelato, rutto libero. Pino! Portameli al dente! Dalla sinistra all'Argentina con uno scambio Valencia-Ortiz, intervento di Gentile in palo laterale. Messa in gioco è degli argentini, la effettua Tarantini a beneficio di Pantarella. Se mi entra in palla Bettica sono fortuni questi. Poi c'è Cabrini. Cabrini causa con i suoi numeri. E poi a metà campo c'è Benetti con una belva, eh? Ammazza quanti. Vabbè, oggi è l'ultima volta e da domani metà dieta, via. Ma che odore è? È il mio nuovo profumo. Centisci. Nuovo profumo? Ma non si sia mai profumata in vita tua. Una volta bisogna pur cominciare nella vita, no? Ma che cacchio dici? Sei diventata scema? Attento. Ma perché tu... attento che tira? Non hai consumato litri e litri di lavanda quando... quando avevi tutti i tuoi giri. Ma come ti sei conciata? Per questa pettinatura che si chiama schiaffo, sono stata 2 ore dal parrucchiere. Va bene? Beh, allora vatti a spettinare, perché così non sembra neppure un essere umano. Vai! Che fa? Ma che fa, impazzito? Devo dirti una cosa importante. No! Non dirmi il risultato della partita, per favore, eh? Non è il risultato, è una cosa molto più importante. Calcio di rigore contro l'Italia. No. Calcio di rigore contro l'Italia. No. Può essere la svolta decisiva della partita. Ugo, ti prego. Rigore contro l'Italia. Veramente importante. Rigore contro l'Italia. Ugo, non puoi immaginare come sia importante. Ecco che prende la ricorda. Ugo. Parte il tiro. Io voglio... Parato. Parato. Ciao. Sulla sinistra di Zoff. Kempes, parato. E adesso ascolta. Zoff. È veramente importante. Ugo. Allora, ti concedo 20 secondi di udienza. Dei... Mi sono innamorata di un altro uomo! Vabbè, ora hai detto e vai, vai che c'è la partita! Bello sto calcio! Tunnel di Causio! Questi stronzi! Al 21esimo del secondo tempo Fantozzi finalmente realizzò. E me lo viene a dire così, porca puttana! Che ti sei innamorata di un altro! Pina, guarda, guarda che io t'ammazzo, eh! Che fai? Anzi, vi ammazzo tutte e due, mamma. Vi ammazzo, mamma, vi ammazzo, mamma. Anzi, sai che faccio? Mi ammazzo io. Così vi frego. Così voglio vedere come cavolo fate a mantenervi senza... Chiamo un'autoambulanza. Mi sono pugnalato con la forchetta. No, è inutile. Che tu faccia la commedia per impressionarmi. Tanto io lo amo. E credo che la nostra storia si sia ormai esaurita. Attento, ho già separato il letto! Fantozzi litigò con la moglie alla morte tutta la notte. Alla fine... decise di tenere un comportamento calmo e civile. Qui va a finire che lo sapranno tutti e mi prenderanno per il culo. Dovrò cambiare quartiere, città, amici. Ah!
cornuto! Mi scusi, ma lei come fa a saperlo? Lo so e basta! Buongiorno, caro ragionier Fantozzi. Come va, eh? Bene, benissimo. Ah, fa piacere, allora facciamo le corna. Senta, Finini, se ha voglia di sfottere, guardi che non è giornata, è chiaro? Ma che le prende? Ma che succede? Puccettone, ce lo facciamo un cappuccino al bar? Me lo offri un cornetto? La puntina. Non offro un cavolo, gli è chiaro? Mangiatevi le vostre, di corna. Ma cosa? Così è nervoso, andiamo noi. Certamente. Pronto, Pina? Guarda che la cosa ha già fatto il giro della città, eh? E poi qui in ufficio lo sanno già tutti. Dimmi chi è. Pina, non farmi cazzare, eh? Il tuo amante, voglio sapere chi è! Pina, guarda che vado solo all'ufficio personale, mi licenzio e vi frego! Pronto, Pina? Pina! Ma poi... Fantozzi decise di scoprirlo da solo. Ugo, allora io vado. Torni? Vado solo a fare la spesa. Prese un giorno di ferie, aspettò che la Pina uscisse e si mise a rovistare la casa in cerca di un piccolo indizio, una lettera, una fotografia. A questo punto venne colto da un leggero sospetto. Certo, sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quel di Splentito Splentenda. Uè, buongiorno. Si è fatto il cavallo a dubbla faccia. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti il filone? Sono 3 chili e lascio. Ce l'ho ficca dentro il sacchetto. Guarda, se torna dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti. Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene? Per lei il filoncino speciale c'è sempre. So diabolico nell'amplezzo.
sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la donna... Era lui. Era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante tipo fogna di Calcutta. Papà, non guardi più la televisione? Sono stanco della vita ormai. Che fai, fumi? Sì, e bevo anche. E che cos'è? Un incisivo inferiore. E mammina dov'è? Mammina sarà uscita a comprare del pane. Tesoro mio, siediti qui vicino a tuo padre. Vedi, amore, ormai tu sei grande. Sei grande. Se mammina, che è buona come il pane, peraltro, ci dovesse lasciare, che sarà di noi? Non ti preoccupare, papà. Sì. Staremo insieme tutta la vita, soli tu ed io. Quando il dolore divenne insopportabile, decise di farla finita. Che sono un signolo e sto eccezionale, non ho rivale né niente. Le posso parlare da uomo a uomo? Le posso parlare da uomo a uomo? Lei mi deve rendere conto. Dunque, lei mi deve rendere conto. Lei mi deve rendere... ecco. Lei mi deve rendere conto... Dei conti se ne occupa mio zio Antonello! Mi perdoni, dottore. Ma tu chi sei? Appunto. Io sono ragionier Fantozzi, marito della signora Pina Fantozzi. Oh, questo è quello delle 700.000 lire di debito. Ma che ce farai con tutto sto pane? Lo domandi qui a suo nipote, che insidia... Lei insidia la mia signora. Quale signora? Quale? Mia moglie. Tua moglie? Sì. Ah, lei è collezionista di mostre. Quel che c'è in mostrino piccolo e in mostro un po' più lungo. Beh, deve essere stata una grande soddisfazione aver completato una così bella collezione. Bravo. Qui tutto parla da voi. Quando entrate dentro il cortile tutto Fantozzo, Fantozzo. Pensi che noi addirittura pensavamo a un certo punto la signora probabilmente lavora in Circotogno. L'unica roba che potete fare è fatto un bel viaggio all'Urt.
tutte e tre, fat bagni dentro la piscina, e c'è patizzo, lo aspettate ma... miracolo. Ma allora, lei non la porta via? Portala via, guarda che gli unici che te la posso portare via, quelli sono i spazzini, se la lasci in mezzo ai rifiuti. È l'unica occasione, perché con te il destino è stato proprio beffarto. Grazie, grazie. Allora, non... Lei è testimone, eh? Siamo d'accordo, non se la porta via. Ma che cazzo stai a dire? Come? Questi non hanno capito chi è, non sanno chi è. Ce l'hai mica una foto? Esce una foto del mostro, cacciala. E mia moglie? Ma sì, che ci frega, fa passare una bella serata a questa gente. Non si divertono mai, sempre chiusi dentro nel loro guscio. Fa vedere the monster picture, dai. Ecco, questa l'abbiamo presa a Riccione. Guarda, guarda, sai che è questa? La no. Sintesi della disgrazia, l'apice dell'apoteosi della schifezza, proprio, guarda. Fatevi quattro belle risate grasse anche voi che non ridete mai, dai, tieni. Via quella cosa. Dai, vai a ridere. Faccio vedere a quella, dai. Dammi la schifezza, dai, dammi la schifezza. Per favore, mi dia la faccia. Guarda, sono voluto portare... Visto che a tua moglie ci piace il sfilatino, allora portaci pure questo, il sfilatino. Sapete cosa vi dico? Che voi di donne non capite assolutamente niente, perché la mia è bellissima. E volete sapere una cosa? Il pane qui da voi non lo comprerò mai più. Fantozzo! Sì? Grazie. Ho parlato con quel giovanotto, eh? Ho avuto un colloquio molto civile. Abbiamo avuto uno scambio di vedute e lui è stato veramente comprensivo. Poveraccio. Innamorato come una bestia, eh? È pazzo di te. Ti trovo una donna bellissima, ha detto. Molto sexy. Ah, sai che sei piaciuta soprattutto moltissimo a tutti i suoi amici, eh? Ti trovano proprio straordinario, straordinario. Però lui sarebbe anche, insomma, sarebbe anche disposto a rinunciare, perché non vuole rovinare una famiglia. Però, ovviamente, come tu ben capisci, l'ultima decisione spetta a te, Bina. Che fai, allora? Ho già deciso, Ugo. Resto con te. Perché ti stimo moltissimo. Sì, ma amare no. Aiutami a riunire i letti. E il lenzuolo grande sta nell'armadio. Ecco. Pina, sono contento perché capisco che è finito proprio tutto. Sembrava una mattina come tutte le altre. E invece, austera e irreprensibile segretaria del direttore ereditario uscì dal suo ufficio con una ben triste notizia. Yuhu! Hanno telefonato, è sicuro! Yuhu! Il direttore ereditario ha la rosolia! Il direttore ereditario aveva 106 anni. Quel morbo infantile poteva anche essergli fatale. Gli impiegati accolsero la notizia con composto dolore. Fantozzi pensò che quell'occasione andava aiutata con qualsiasi mezzo. Buongiorno, signor Crede, signore. Prego, figliolo. Io vorrei far dire una messa. Pro o contro qualcuno? Contro. Contro costa il triplo, 30.000. Cantata, 50.000. Cantata. Lo odi molto, figlio. A quell'iniziativa privata di Fantozzi ne seguirono altre collettive, tipo rosarioni giganti in sala mensa.
Ave Maria. Ave Maria. Furono esauditi. Fantozzi si presentò alle esequie in lutto totale. Mi perdoni, signora, non ha visto per caso un... Capisco il tuo dolore. Si lasci il braccio. Chi prende la cassa? Io, anch'io la porto. La prendo anch'io. Ragioniere? Sì? Ma non capisco, ma aveva marito? Chi? E il conte vede la corona? Non lo so, si informi. Sì, aspetti un attimo. Scusi, ma questo è il funerale del conte Vignard di Ribava? No, vedova Ricci. Ah, ragioniere, credo che abbia sbagliato funerale. Perché? È la vedova Ricci qui. Ma è la vedova Ricci, no? No, tenente Gambardella. Tenente Gambardella. Tenente Gambardella. Ah, ecco. Scusi tanto, signora, vorrei un'informazione. No, Filini, aspetta, mi lasci, signora. Adesso mi lasci. Una mano. Ma cosa fa? Dove siete? Dove siete? Oh. Eccomi! Eccomi! Pericolosissimo! Vengo! Fantozzi! Fantozzi e Filini, in un ritardo mostruoso, raggiunsero finalmente il funerale giusto. E di fronte a questo cippo d'oro zecchino, forgiato con la fusione delle fedi nuziali donate spontaneamente da voi fedeli impiegati, qui, secondo la volontà dell'illustre scomparso, annuncio il nome del suo successore. Il vostro nuovo direttore totale sarà... 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 il dottor Inge Gran Mascalzone di Gran Croce, Visconte Cobram! Oh! Tra tutti, quello del Visconte Cobram era il nome più temuto. Era quello della corsa ciclistica. Da giovane era stato un mediocre ciclista dilettante che, entrato a 18 anni nei ranghi della società, aveva fatto strada facendo il leccaculo e la spia dei potenti. Ed ora, raggiunto anche lui il potere, voleva che il ciclismo lo praticassero tragicamente tutti i suoi dipendenti. Il ciclismo è uno sport sano e alla portata di tutti, contro la vecchiaia e le malattie, ma soprattutto conferisce grande lucidità ed efficienza sul lavoro. Sì. E invece il tennis? Uno schifo. Era roba per signorine. Da finocchi. Una cosa. E il calcio? Beh, il calcio. Beh, cosa? Uno schifo, un vomito. Sì, già. Bene. Voglio anche dirvi
che mi fanno pena e schifo gli impiegati che vengono in ufficio in macchina e che la sera corrono a rinchiudersi in quelle scatole di sardine invece di farsi una bella sgambata fuori città. Lei! Io? No, no, lei lì dietro! Io dice, non voleva parlare, vuol parlare io. Alla Milano-Sanremo del 1931 è arrivato terzo Piemontesi, secondo Guerra e primo! Primo? E per primo Carnera. Cos'è la punzonatura? La punzonatura. Dunque, dici si punzonatura un quando l'acqua quando, non me lo ricordo più. Non se lo ricorda più. No, sì, mi sembra insomma, forse si potrebbe ipotizzare che la punzonatura è una cattivazione, cioè quando si dice gli ha dato una gran punzonatura. Ah sì, è quando uno sciame d'api è un piatto regionale abruzzese. Un piatto regionale abruzzese. Allora mi risponderà. Fermi tutti! La punzonatura è l'assegnazione dei numeri di corsa. Le cose cambieranno qui. Voi non avete idea di che cosa vi aspetta, maledetti smidollati! Fuori! Loro, purtroppo, un'idea di quello che li aspettava ce l'avevano e come. O si improvvisavano ciclisti, o erano fottuti. Pronti? Sì. Fra il nostro Martano e lo spagnolo Trueba fu un bel duello nell'agosto del 34. Guardi che era giugno. Ah, giugno 34, pardon, ho sbagliato. Giugno, Trueba, soprannominato la pulce dei Pirenei. Dove andiamo stasera? A fare la solita sgambata. Ecco, dove andiamo? Facciamo il giro dei laghi. No. Facciamoci il giro delle sette Ma che? Io direi andiamo a cenare da una mia zia Pinerolo e poi torniamo in nottata. Oh. Ma scusa, ma sono 1200 chilometri. E che cosa sono 1200 chilometri? Che cosa sono 1200 chilometri? E allora, signori tutti, a Pinerolo! A Pinerolo! Avanti! A Pinerolo! Ingegnere, dove ha messo la sua macchina? Qui, dietro l'angolo, vicino alla sua. Allora andiamo a fare questa gita. A Pinerolo. A Pinerolo. A Pinerolo. Andiamo a Pinerolo. A Pinerolo. A Pinerolo. Cobra! Ecco la sgambata! Ma che può andare a Piero? La sgambata! Te! Andiamo a casa! Sì, fermi tutti! Andiamo per gradi. Come prima uscita basteranno 20 chilometri. In sella! Alla bersagliera! Un momento! Signor cane! No, ingegnere! Aspetta!
Ragioniere, il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge, è vero? Sì, ho buttato giù 20 chilometri come se fosse un bicchiere d'acqua. Mi sento tutti i muscoli sciocchi. Buonasera, ragioniere. Anche Fantozzi ebbe qualche leggerissima difficoltà di movimento. Pina, aiutami, che non arriva la maniglia! Ho qualcosa che non va alle articolazioni elementari. L'indomani, in sala mensa, entrò un plotone di supermutilati di tutte le guerre. Erano i tragici partecipanti all'allenamento della sera prima. Mi dà un po' di carne. Le posate? Vabbè, ma non c'è la carne. Non so se c'è la carne. Tenga le patate, vanno bene lo stesso. Vabbè, ma io volevo la carne. Vino. Vino? Sì, vino. Vino. Pronto. Grazie. Vorrei un po' di frutta. No, frutta niente, ha già le patate. Il pane almeno. Va bene. Vorrei un po' di pane. Ecco il pane. Poi... Attenzione! Ho una grande notizia da darvi. Fra 15 giorni esatti, domenica 28 luglio, metterò in palio la prima Coppa Cobram ciclistica per i dipendenti della nostra azienda. Sulla distanza di 40 chilometri! Ma va! 50? 50! Qualcosa non va? No, 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 tutto va benissimo, anzi è poco. 55? 60. 70! Siete pregati di iscrivervi tutti! Mi raccomando lei, sotto con gli allenamenti! La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Firini fecero un miserabile, disperato tentativo. Pronto, ragioniere? No, mi vorrei ritirare. Allora vuole fare la coppa? No, la coppa no. Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Okay. Io le ho preparato anche il testo. Okay. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però, benissimo, eh? Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier. Che sarei? Sì, 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 sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Finini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meunier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo. Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero. Senta, vuol partecipare alla coppa? No, la coppa no. Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tingiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, eh? Non capisco. Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese! Muovi! Fantozzi, è lei? Con
contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco. Mi viene da vomitare. Ah, figuriamoci. Senta, vorrei dare un ultimo bacio. Alla babuina, alla Bertuccia, all'Albertina, come si chiama? Mariangela, mia figlia. Vadi, vadi. Grazie. No, eccolo qui, mio angelo. Addio, tesoro. La bomba che la bomba. Bomba, tenga la bomba che la forza, che la buona. Ah, volete una bomba? Bomba? Eccola qua, guardate quanto è bella. Scusi, che cosa? C'è metredina, simbamina, aspirina, franceschina, cocaina. E peperoncino di Cayenne, ah, volete? 100.000. Vabbè. Sì, con questa arrivi prima, li stacca tutte qua. Detta, fa pure arrazzare la bomba. E vuole la bomba. Bravo! Attenzione, preparatevi! Omaggi, signor Tocano. Corridori in sella! All'ambulanza. Ha visto qui che c'è anche... Certo, per ogni evenienza. Buccettone! Aia! Ti fai la coppa, eh? Ma Carboni, che è successo? Ti sei fatto male? Io mica sono uno stronzo come voi, sapete. Mi sono procurato una frattura, bilaterale multipla. E così mi hanno messo al rifornimento. E questo perché? Beh, non si può mai sapere. Comunque lei non si preoccupi, nel caso con molto tatto penserò io ad avvertire la signora. Se si potesse... Attenzione! Però... Mancano 10 secondi! Padre nostro che sei nei cieli, santificato. Attento, attento! Oh! Alzatevi, deficienti! Rammolliti! Fateli alzare! Andategli addosso! Visto che vi rialzate, ecco, bravi! Forza, su! Andiamo! Sulla salitella di Viale de Amicis, nominata poi tragicamente Cima del Diavolo, incontrarono l'immancabile e terrificante tempesta, teatro di ogni gran premio della montagna. Nell'epicentro, 50 gradi sotto zero. Il geometra Belli, che assomigliava stranamente ad un'orata, si perse nella nebbia. Fu venduto a trance in un supermarket rionale. E 4. Ecco papà, vedi che è ancora vivo! Al secondo attacco del Colle del Diavolo fu
furono colti dai primi impercettibili sintomi da fatica. Asfissia. Occhi pallati. Arresti cardiaci. Lingue felpate. Aurore boreali. Miraggi. Ormai disidratato, Fantozzi pensò di essere vittima di un'allucinazione. Vuol salire? No, dopo, aspetti. Un giorno. Al secondo passaggio nella tempesta, un tifoso si mosse a compassione. Posso presentare il geometra Vannini? Sono canti io. Anche lei! Vediamo, domani chissà! Pochi superstiti raggiunsero l'agognato rifornimento. Avvicina! Yeah. Al volo! Fino al volo! Tira! A me! La Coppa Cobram era ormai diventata una gara ad eliminazione. Erano rimasti solamente in due per contendersi la vittoria finale con ogni mezzo, anche il più sleale. Ragionier Colsi, cantiamo! Alla fine di luglio, alle 11 di mattina, Fantozzi era stato misteriosamente convocato assieme al collega Filini dal direttore magistrale Duca Conte Pier Matteo Barambani. Per l'occasione aveva indossato un abito nuovo da parata e aveva deciso di prendere un caffè tonificante. Ma porca
puttana! Ah, vabbè, ma mi frega sempre! Calma, calma, Fantozzi. Basta spingere qui. Ed ecco qua. Il suo cappello. Visto? Stia attenta con quel caffè, che ho il vestito nuovo. Ho un vestito nuovo, posso? Ho il vestito nuovo e allora... Il vestito nuovo, eh? Sì, perché devo andare su da Barambani. E quello, sai, ti vuole tutto... Oh, no! È vuoto! Hai avuto paura, Pulcetto! Aia! Che scherzi! Me lo vado a bere lì il caffè io! Sì, stronzi, ridete! Sì, io devo andare su da Barambani, sapete. Quello, se ti vede con la macchietta, è capace anche che... Che so, però niente, quello ti... C'è Fantozzi? Era qua. No! Era lì. Quando lo cercano non c'è mai. Calboni! Ehi, Puccettone, ma che fai? Ti cercavano. Ma pensa, ho detto, vado qui, nell'angolo, a bere il caffè, in tutta... Allora, l'hai visto? No, tu? No. Io, vabbè, in gran caffè. Ragionier Fantozzi, finalmente. Oh, mi scusi per il ritardo, ragionier Filini, ma ho avuto un curiosissimo incidente con un caffè. Ma lasci perdere, perché ci ha convocati? No, non ne ho idee, lei lo sa. Non so nemmeno io. Vadino, di là. Speriamo bene. Prego. Ah, mio! Ma che fa? Credevo che volesse ballare. No, scusi. Messo. Ah, caro Bambacci, caro Pallini. Fantozzi e Filini. Che cosa fanno il prossimo weekend? Bene, pensavamo di passarlo qua in ditta a fare un po' di straordinario, sa com'è. Io posseggo una barchetta. Mi costa un miliardo, però sono anche democratico. La mia famiglia siete voi poveracci. Come? Voi disgraziati. Eh sì. Ah, voi inferiori. Questa è la parola giusta. I miei cari inferiori. Perché io, come ben sapete, amo molto i pezzenti. Sarebbero disposti ad essere miei ospiti sulla mia barchetta? E lui senz'altro sì, anch'io naturalmente, Barchese Duca. Benissimo, allora... Vadino pure fuori dalle palle. Si accomodino. Grazie ancora, Marchese Duca Conte. Grazie ancora della preferenza. Veramente, veramente commossi. Andiamo a ragioniere. Attento! Accidenti, ragionier Fantozzi. Ma che cosa ha fatto? Non l'ho visto. Non l'ho visto, perché guardavo le barche. Oh, si è fatto male? Don't understand. È inglese, non parla italiano. È inglese? Lei parla inglese. Ah, io sì. Sì. Gli domandi se si è fatto male. Oh, dunque, come ha detto si di è dire... fatto male? Ah, sì. What time is it? Oh, fuck off. Cosa ha detto? A posto. Sì. Oh, la barca, dov'è la barca? Ah, eccolo lì. Oh, carissimi inferiori, ben arrivati. No. Buongiorno, Duca Marchese. Buongiorno, signor ammiraglio. Omaggi. Dobbiamo salire di qua. Sì, prego, cari. No, salvi, prego, salvi. Prima lei. No, lei. Ma di lei. Salghi, non abbi paura, salghi, salghi. Io, ma sono un esordiente totale. Fuck off. Would you look at those two? Ragioniere, ma che ha fatto? Ma io così, hop, ma capito, non si sa, hop, andato via, ma perde acqua. Ma che mi conviene? No, data la giornata, mi son voluto rinfrescare. Thank you.
Cioè io vado. Permesso. Saltiamo, alla manovra. Nei filini allargano, tiri sull'ancora. Sì. Nei bombocci a poppa, molli gli ormeggi. Fantocci? Sì, fantocci, a poppa, molli gli ormeggi. Andiamo. Bene, filini, lo blocchi. Sì. Ma innocua diventa. Bombocci, sciogli la cima. Sì, è questa, no? Ah, no, è quella. Dunque, è questa. Ma non quella, la cima di Bitta. Ah, la Bitta. Dunque, la cima di Bitta. Vieni di qua, quel passo. Si sbrighi, bombocci. Vabbè, poi le spiego, eh. Ah, filini. Sì. Metto a togliere i parabordi. Vado. Sentito che tromba? E questo pulsante cos'è? Questa è la velocità. Ah, interessante. E questo? Motore di destra. Motore di destra. Motore di sinistra. Motore di sinistra. Commutatore. Commutatore. E questo bottone... No! Che bella voce forte che ha, vero? Eh sì, è ultrapotente. 18.000 megasuoni. Sai come il signor Conte c'è... Leggerissimo rollio. È molto leggero, ma è molto molto. Allora, Beccacci, che fa? Mi versi, no? Sto avvicinando. È molto insidioso. Ma che fa? È il mio vino. È in fresco. Eccomi. Aspetta. Momento! Io! Eccoci qui! Ancoriamoci qui! Pronti per la manovra! Cazzi quella gomena! Scusi, non ho capito bene. Come cazzi? Cazzi quella gomena! Ah, cazzi. Cazzi. E cazzi, se no si incazza. E questa? Sì. Vabbè, allora... Cazzo, allora faccio tre giri o quattro? Ma che fa? Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi! Ah, la fisso, la dunque, la... Non mi ricordo... Prendo il mezzo marinaio! Eh? Dov'è il mezzo marinaio? Scusi, ha visto perché... Un mezzo marinaio... Ha visto per caso un marinaio molto piccolo? No, è un sardo, scusi! Ma lo cerchi dietro il tangone! Lo cerchi dietro il tangone. Dietro, dietro, dietro il tangone. Dietro il tangone! E dove? Ah, il tangone! Ah, il tangone! Ah, allargano, filini, giù l'ancora. Lei Mamozzi, all'ancora otto di rispetto, a poppa. Come ti dirai, sarebbe Fantozzi il mio nome. Io, questa è molto pericolosa. Buongiorno, signora. Baccherozzi, si sbrighi. Si sbrighi che mi gira la barca. Aspetta, questo viene, questa, eccolo qui. Eccolo. Ragioniere Fantozzi, che cosa ha fatto? Mi sono voluto rinfrescare. Ah sì? Sì. E come l'acqua? Sì? Stupenda. Quasi quasi mi viene voglia di fare un tuffo anch'io. Pista! Ragioniere, è tutto bene? Stia attento, ho avuto con questa signora un'esperienza indimenticabile. Vediamo. Ah!
Tira, Piattello! Fellini, il fucile! Tira, Piattello! Sento che carico! Ma come carico? Pupazzi! Fantozzi! Lo score! Come? Ce l'ho lo score? L'ho curato! Com'è lo score? Non... Il segno punti! Ah, eccolo qui! Lo punti verso il Duca, scusi. Pronto? Pronto! Piatto! Piatto! Ma che piatto ha tirato? Come? Ho tirato quello. Era un piatto d'argento, antico. 700 inglese! 700? Ma io no... Vadi a prendere i vostri piattacci in cambusa! Forza, Filini, facciamo una gara. Due piatti a testa. Il colpo in canna. Qui? Cominci lei. Io? Lo punti verso... Mi scusi. Pratico, no? Io... Non è pratico. Non è molto... No. Scusi, signor Duca, io intanto... Lei, Baccherozzi, preferirei... dove va? No, no, segni punti, tiri piatti. Filini, pronto a sparare. Piatto? Pronto, piatto. Vadi. Piatto? Mancato! Mi spiace, mancato. Gli ho detto che sono dolente, ecco. Un altro colpo, pronto? Sì. Ecco. Pronto. Piatto? Piatto? Mancato! Mancato! Come? Mancato ancora? Scrivo proprio mancato, bene. Sì. Sicuro. Adesso Bombozzi spari lei. Sì, a me. Tocca a lei. Su. No, guardi, io preferisco. È suo, prendo il fucile, tocca a lei. Su, ragioniere, dia qui, diammi lo score. Forza, Filini, piatto! Sì, ecco, pronto? Pronto, Cagnacci? Pronto. Piatto! Via! Via, fate sparire tutto! Via, presto, liamoci di qui! Via, nascondete tutto, salpiamo! Scappiamo. Stia attento alla testa! Stia attento alla testa! Nel viaggio di ritorno, il Duca Conte Barammani, per un maledetto guasto ai motori, divise nuovamente i compiti con i suoi ospiti. Alla fine dell'estate, di fronte alla tragica prospettiva di un nuovo anno di ripugnante lavoro, Fantozzi fu preso dalla sua solita crisi di insofferenza e di ribellione. Il mega presidente è uno stronzo, Ma a volte mi avrebbe voglia di scriverlo in cielo, così. Il gran consiglio dei 10 assenti li sottopose tutti a perizia calligrafica. Che fanno fare? Niente, fanno scrivere quella frase. È una stronzata, boccettone. Tocca a lei. Pronto. Ha visto per caso che frase fanno? Non dà confidenza. Midi. Non è lui. Vadi. Grazie assai. Riverisco. Vadi? Scusate a tutti quanti. Riverisco pure a voi. Eschi ora. Vuole uscire, per favore? Avanti un altro. Scriva quell'ignobile frase. Non ho le mani. E queste che cosa sono? Queste sono paralizzate. Non facci il buffone, scriva! La macchina
No, lo dico perché non ho la penna. E queste sono da parata. Scriva! Con la destra. Ah, ecco, con la destra. Allora scrivo, eh. Eccomi. Eccoci qui, pronti. Ecco. È perché sono analfabeta. Scriva! Ah, scrivo. Eccoci. Proprio come... Ecco, mi sono permesso di metterci anche il punto esclamativo. E lui? Lei esprimeva un giudizio, gli è scappato scritto! Ma non lo so, io... Io la faccio interdire, cacciare, massacrare, la faccio a pezzi, la metto in una valigia e la spedisco a Olbia! Aspetta! Ed io, carogna maledetta, ti stacco orecchie, braccia e gambe, le metto in una valigia e spedisco tutta ad Olbia per via aerea! E io lo taglio in quattro, lo chiudo in un baule e lo spedisco ad Olbia! Mi scusino, signori... Ma loro Olbia hanno istituito un nuovo centro di raccolta. Ma no, farabutto, buffone, buffone. Il mega presidente Arcangelo. Si accomodi, caro Fantozzi. È stato lei. Lo sapevo. Prego. Pina! Le farà piacere avere sua moglie vicino in questo momento della sua vita. Lei è convinto di quello che ha scritto di me? Io non l'ho scritto. Io l'ho solo pensato. Lei non deve pensare, Fantozzi. Questo è il suo errore. Venga con me. Avanti, su, cancelli. Proviamo. Bravo, Fantozzi. E ora lei scrive di se stesso quello che ha scritto di me. No, tolga quello un po'. Togliamo. Bravo, Fantozzi. E mi raccomando, non lo cancelli, eh? Molto gentile, sire. Si vede molto? No, non tanto. E poi basta non guardare. Sì, sì, basta non leggere. Per sputtanarmi mi hanno sputtanato. Però se credono di farmi fuori si sbagliano. Perché io, Pino, ho una caratteristica. Loro non lo sanno. Ma io sono indistruttibile. E sai perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho preso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto campionati mondiali di calcio consecutivi, capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa. E la testa per un mostro e per una donna come te. Eccolo, arriva! Ridete, sì! Ridete, ridete! Ma ride ben chi ride ultimo! Dite quel che volete, ma io sono un uomo proprio riuscito! Fantozzo! Sì, mi dica! Vabbè, d'accordo, riuscito no. Ma diciamo almeno che sono fortunato. Che cosa mi manca?
Io ho tutto. Ho una stupenda casa a Recuo Canone. In fondino un telecomando a 99 canali. Una figlia meravigliosa. Meravigliosa. E una moglie fedele. Io sono il più felice di tutti. Ho voglia di giocare, spostati Mariangela. Sono fortunatissimo. Thank you.